amiche, buongiorno amici di 3 Gra Minuti, bentrovati dopo qualche giorno di assenza. Eccoci nuovamente qui per commentare i calciatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali nella settimana che vedrà la Juventus impegnata sabato sera nell'anticipo a Crotone contro i padroni di casa. Ma prima di partire voglio ringraziare pubblicamente l'amico Francesco per i messaggi inviatimi in privato e quindi grazie Francesco. Venendo invece al tema della puntata, Italia-Polonia ha visto impegnato i bianconeri Bonucci, Chiellini e Chiesa da una parte e Szczęsny dall'altra, dove Bonucci è rimasto in campo per tutto l'arco dei 90 minuti, guidando positivamente la difesa azzurra. Non altrettanto positiva la prestazione del neoacquisto bianconero Federico Chiesa, la cui prestazione può essere ricordata per un errore facile facile commesso sotto porta e quindi prestazione che sicuramente è da giudicare rivedibile. Chiellini e Szczęsny sono rimasti in panchina per tutto l'arco del match. Nella sfida tra Francia e Portogallo c'è stata la sfida tra i bianconeri Rabiot e CR7, sfida anch'essa finita 0-0, qui da sicuramente evidenziare l'incontro tra a fine partita tra CR7 e Kylian Mbappé. È un suo fan, Kylian Mbappé appunto, che ha sempre avuto in CR7 il proprio idolo, il proprio obiettivo da raggiungere. Non a caso l'immagine dei due a fine partita, uno accanto all'altro sorridenti mentre scambiano quattro chiacchiere, ha fatto il giro del mondo, soprattutto ha fatto sognare i tifosi bianconeri. Kulusevski nella sua partita durata 90 minuti è stato sconfitto dalla Croazia per 2-1, invece positiva, molto positiva la prestazione di Aaron Ramsey nello 0-0 tra Galles ed Irlanda, dove Ramsey è sceso in campo con la fascia di capitano, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti, offrendo una prestazione sia di qualità sia anche molto valida dal punto di vista della tenuta atletica. Da rilevare la prestazione di Demiral in Russia-Turchia, nella quale il difensore bianconero ha giocato per tutti i 90 minuti, si è reso protagonista dell'assist del gol del pareggio di Karaman di testa. Che è appunto andato a impattare la rete del vantaggio dei russi realizzata dal neotalantino Miranchuk. Venendo invece alle vicende, diciamo, sudamericane, Dybala è forse la nota meno positiva perché purtroppo, pur rispondendo alla convocazione della Selezione Argentina, non è potuto scendere in campo in nessuna delle due partite con Ecuador e Bolivia perché è colpito da un virus gastrointestinale che ne hanno reso impossibile l'utilizzo. La nota positiva è che però la gioia è risultata negativa al doppio tampone sottoposto al doppio tampone, scongiurando così l'eventuale contagio da Covid-19. Molto bene Juan Cuadrado nella vittoria della Colombia per 3-0 ai danni del Venezuela, dove Cuadrado ha giocato per 59 minuti, offrendo l'assist all'italiano Zapata per l'1-0. Le altre due reti sono state realizzate dall'altro atalantino, nonché italiano, tra virgolette, Luis Muriel. Bentancur ha giocato per 76 minuti e nella vittoria del suo Uruguay 2-1 contro il Cile e Bentancur purtroppo si è macchiato, pur fornendo una buona prestazione, della solita consueta, troppo consueta ammonizione. Molto bene, qui invece va sottolineato e sono io il primo a volerlo fare perché spesso sono stato critico con lui. Molto bene la prestazione di Danilo con il Brasile che ha vinto 5-0 contro la Bolivia nell'arena del Corinthians a San Paolo del Brasile. Danilo si è reso protagonista di una grande prestazione fornendo l'assist dell'1-0, ma soprattutto dando continuità a questo eccellente inizio di stagione con la maglia della Juventus, toccando 104 palloni, vincendo 5 duelli, ma soprattutto intercettando due palloni pericolosi della squadra avversaria. Molto bene quindi il brasiliano Danilo. Vado a concludere con una menzione che riguarda il giovane Under 21 Gianluca Frabotta, che non è potuto scendere in campo con l'Italia Under 21, ma che sottoposto a doppio tampone è risultato negativo e quindi disponibile per la sfida di sabato sera contro il Crotone. Io concludo qui, vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche e vi do appuntamento ai prossimi 3 gra minuti. Ciao a tutti, buona giornata. Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!